O come quando ci è capitata una cliente nazi vegana che credeva che i liquidi al sapore di carne li facevamo uccidendo gli animali. Stefano stava per impazzire. Mi fate morire. Ma siete aperti da tanto? No, da qualche anno. Ah, però voi vi conoscete da una vita, immagino. No, no, ci siamo conosciuti qui. Io ho messo un annuncio per cercare un socio, per aprirlo appunto. Lui mi ha risposto ed eccoci qua. Wow, una storia nata sul lavoro, intrigante. Eh? No, noi non siamo una... No, 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 noi non siamo una coppia, non siamo... Beh sì, certo, a Gianni piace Tiziano Ferro, ma questa è un'altra storia. Non... Ah, scusate, sapete com'è, con le sigarette elettroniche, credevo fosse tutti un po'... Un po'... Vabbè, ma insomma, tu che lavoro facevi prima di aprire il negozio? Faceva la ballerina. Facevo il commesso in una tabaccheria, mentre il nostro grande comico qua... A proposito, ma sai che non so che lavoro facevi prima di venire qui? Niente, ho studiato un po' all'università senza laurearmi, poi ho fatto un altro lavoro e adesso sono qua. Ah, e che lavoro era? Niente, non era niente di che, un lavoretto così. E dai, dimmi. No. Dai. No. Il medico. Non hai una laurea? Il falegname. Non hai abbastanza barba? Il professore. Continui a non essere laureato. Il mago. Cosa? Guarda che diavola! Quindi non ti posso chiedere nemmeno cosa studiavi all'università, eh? No! Secondo me facevi l'estetista. Secondo me tu oggi vuoi le botte. Senti, se non vuoi dirmi che lavoro facevi, o ti imbarazzava, oppure non era legale. Esatto, mi hai sgamato. Ero un pericoloso criminale. Ti prego, non chiamare la polizia. Ok, ti imbarazzava. Senti, per favore smettila, sono 2 ore che mi stai sfasciando l'anima con questa storia. Senti, facciamo così. Ora ti elenco una serie di lavori. E tu mi blocchi quando ci prendo, va bene? No. Muratore, falegname, cameriere, segretario, buttafuori, promoter, giostraio, operaio, saponaro, contadino, cuoco, casalingo, cicerone, dog sitter, babysitter, VJ, DJ, guardia del corpo, leccatore di francobolli, web manager, panettiere, pizzaiolo, palombaro, correttore di bozze, sarto, pescatore, cazzo, lo youtuber! Nope. Ciao ragazzi, non è che ci avete un liquido al compensato, è che devo andare all'IKEA e volevo entrare nella giusta atmosfera. Aspetta un attimo, ma non sarà uno di quei lavori che finiscono operista? No. Ti ho fregato! Autista, fumettista, strumentista, centralinista, audioprotesista, cestista, culturista, camionista, nazista, chitarrista, gommista, elettricista, buddista, sculturista! Si dice scultore. Merda! Ma... che gli ho preso? Ma niente. Non vuole dirmi che lavoro faceva prima di venire qui. Ah. Ah, a proposito, ma lei che te una volta lavoravi al Peep Show per caso? No. Cos'è il Peep Show? Era un locale dove ci si esibivano musicisti, attori e anche zozze. Mo' ha chiuso. Però Nando l'altro giorno ha ripubblicato una vecchia foto dove ci stava un certo Stefano Chiavi che, se non sei te, è un tuo omonimo che ti assomiglia veramente tanto. Ce l'hai ste foto? Sì, ho voglia. Mi vede? Guarda. Ma ma sei te questo? Ma che lavoro facevi? Ce ne sono anche altre, eh? Guarda. Ma qua stai col microfono in mano! Stavi a cantare! Ma che fai, rapper? Ma fai rap pure? Oppure fai attore, che fai? Leggi poesie? Oh, ma sto liquido al compensato? Dai, che c'è una donna che mi aspetta all'IKEA. Oh, facevo prima drogamme. Te lo oppure stavi a recitare, che fai? Insomma, fai oh, guarda, si è comprato tutto all'IKEA. Non ho comprato niente, la ragazza non è fa pure. Oppure stavi a recitare, che fai? Insomma, fai attore. E dai, mamma mia. Allora, adesso che siamo soli, no? Mi dici che ci facevi sul palco col microfono? Senti, se te lo dico la smetti? Giuro. Facevo il comico. Il comico! Dai, fammi ridere! Gianni. Te lo dirò nel modo più semplice possibile, così da evitare fraintendimenti. Va bene. Non dire mai a un comico, dai, fammi ridere! È la prima cosa che gli si dice ed è estremamente irritante. Se vuoi ridere, vai a un suo spettacolo e io non ne faccio più danni! Perché no? Perché sto bene così. Ma...
Veramente prima ti chiedevano sempre, dai fammi ridere. Intendi ogni volta che dicevo che ero un comico? Sempre, continuamente. Infatti, per un meccanismo di sopravvivenza, ero arrivato a un punto che appena uno mi diceva dai fammi ridere, rispondevo con una capocciata, non per cattiveria, ma era un riflesso istintivo proprio. E perché a me non l'hai data? Ma è semplice, perché ho fatto buddismo, filosofia zen e kung fu panda. Ho il pieno controllo del mio corpo e delle mie emozioni. Che mi date un liquido al cheeseburger del McDonald's? Ma senza cetriolino, eh? Sapevi che lui era un comico prima? Fai il comico! Dai, fammi ridere! Ce l'hai ste foto? Sì, la voglio. Fammi vedere. Ah, stai, ma sì. No, ce la faccio. Cioè, scusami. Dai, sta messo bene. Cazzo. Perché prova da fare, però. Era la prima foto. È la prima foto che ci ho letto. Perché c'era il gatto? Dove stava... la gatta? Non c'era il naso, poi. Tagliamo? Beh, questa va bene. No, questa però non andava. Ma no.